fa. Che noia in questo paese, noi ragazzi facciamo sempre le stesse cose, non abbiamo niente di organizzato. Non solo a Corigliano, è la Calabria che non è organizzata. Io ho già pensato di andare via da grande, voglio vivere in un posto che mi offra di più. Noi del sud non sappiamo sfruttare le nostre risorse, altrimenti tutto sarebbe più bello. Ma che dici? Cosa potrebbe essere più bello? Nello Scalo non c'è una piazza, non ci sono i semafori pedonali, le strade sono piene di pericoli perché non si occupano di noi ragazzi. Avete ragione, ma non è sempre stato così. Dipende dalle scelte degli uomini. Un tempo gli abitanti di questi luoghi avevano saputo valorizzare la Calabria, che era diventata un punto di riferimento per l'intera penisola. Grazie alla nostra storia e alle testimonianze rimaste, noi calabresi, per esempio, potremmo investire molto di più sul turismo. E tu che ne sai? Lo so, perché nella vecchia soffitta di mio nonno ho trovato una sfera magica con la quale ho viaggiato indietro nel tempo e nella nostra storia ed ho visto tutti i tesori che abbiamo in Calabria. Che bella fantasia! Se è vero, portaci con te indietro nel tempo. Va bene, ma prima voglio far venire tutti gli altri del nostro gruppo. Chiamateli, io vado a prendere la sfera. Eccola, siete pronti ragazzi? Se no il viaggio è emozionante! Sì! Nella preistoria. Ma allora ci saranno anche gli uomini primitivi? Certamente. Ma forse anche i dinosauri? Speriamo di no. Homunculus, ciao. Non aver paura, ho portato degli amici. Ciao. Ti prego, racconta anche a loro ciò che hai raccontato a me. Ciao. Siete molti che vivete in questo posto? Siamo poche tribù concentrate tra il grande monte e il mare da cui sorge il sole. Ti riferisci al Monte Pollino e al Mar Ionio? Ah, nel futuro li chiamerete così? Noi siamo sparpagliati nelle zone qui vicino. Vi faccio un disegno così capite meglio. Ah, sì! Questi posti sulla cartina corrispondono a Priamare, Papasidero, Corigliano, Cassano e Torre Galli di Vibo Valentia. Come vivete qui? Noi siamo cacciatori, pescatori e pastori. Avete delle case dove ripararvi? Cosa sono le case? Noi, la sera e quando fa maltempo, ci ripariamo in queste grotte ed alcuni nelle capanne. Che bello questo graffito! Chi l'ha fatto? Mio padre, lui è un grande cacciatore, l'ha disegnato per propiziarsi la caccia del bisonte. Sì, lo ricordo, ho visto una foto sul libro di storia, deve essere Bos Primigenius. Mio nonno, invece, sa intagliare la pietra e l'osso degli animali, è bravissimo a costruire utensili. Io li ho visti esposti nel museo di Maida Catanzaro, chissà se qualcuno di questi li aveva fatti proprio tuo nonno. Chissà. Homunculus, ora però dobbiamo andare. Grazie per il tuo prezioso racconto. Grazie a voi di essere venuti. Tornate presto. Siete così buffi con queste pelli strane addosso. Così la prossima volta mi racconterete del vostro mondo. Proseguiamo il nostro viaggio nella storia. Ciao Melandro, ho portato degli amici. Ti prego, racconta anche a loro la tua storia, così la conosceranno e l'apprezzeranno. Io sono un acheo, Melandro, figlio di Islecista di Sibaris, e vengo dalla Grecia. Per arrivare fin qui ho attraversato il canale di Corinto e la navigazione è stata fin troppo lunga a causa dei venti contrari. Eolo, infatti, non ci è stato favorevole, ma come aveva profetizzato l'oracolo di Delfi, dove ci eravamo fermati, qui abbiamo trovato una terra molto più produttiva della Grecia. Cosa vi ha rivelato l'oracolo di Delfi? L'oracolo dice
arriverete in una terra oltre il mare. Lì troverete una valle tra due fiumi, una corona di montagne intorno a un facile approdo lagunare, una pianura vasta e paludosa, ma dove il suolo è così fertile che dà più di un raccolto all'anno ed offre un prodotto 100 volte migliore della quantità seminata. Pensate ragazzi, il mare è lo Ionio, i fiumi sono il Trans e Sibaris, la pianura è proprio la nostra piana di Sibaris, le montagne il nostro colline. La Pizia predisse che tutto questo sarebbe accaduto quando le acque di quella pianura sarebbero state rese limpide e sarebbero cresciute al sole prati verdi e grassi per il fosforo delle lampade. Anche i boschi avrebbero fornito legname e resine per fabbricare le navi, ma tutto questo sarebbe durato fino a quando avrebbero voluto gli dèi. Mio padre, incoraggiato da questa profezia, partì dall'Acaia con uomini, donne e bambini per giungere in massa in questa nuova grande Grecia, la Magna Grecia. Come mai la Pizia vi predisse di una terra malsana, ma anche fertile? Originariamente questo territorio era paludoso, ma i nostri bravi lavoratori lo hanno reso coltivabile con opere di irrigazione. Fra le 4 città che avete fondato, qual è la più potente? Sono 4 città più importanti per economia, potenza, cultura e splendore: Sibaris, Croton, Locri e Reggio. Ognuna di queste città domina su tutte le altre che vi sono intorno. E fra le 4 città, qual è la più potente? Sibaris è la più ricca e potente di tutte le città della Magna Grecia, tanto da provocare l'invidia delle altre, soprattutto della vicina Croton. Perché l'avete chiamata Sibaris? Era il nome di una fonte presso Bruna, una nostra città della Caia. E il fiume Eufrate? Era il nome di una ninfa. Qui a Sibaris, in poco tempo, siamo riusciti ad avere un terreno molto fertile che ci permette di avere più di 3 raccolti di grano ogni anno. Così la produzione di olio e di vino è molto abbondante. Grazie ai fiumi al porto riusciamo a scambiare le nostre merci con altri popoli. Tutto questo ha reso la nostra città molto fiorente e molto importante e noi cittadini abbiamo imparato a vivere nel lusso e nella ricchezza. Al mattino ci alziamo molto tardi. Preferiamo passare molto tempo in feste e banchetti. Le feste per noi sono qualcosa di particolarmente sontuoso. Premiamo quelli che imbandiscono nel modo più elegante e ricco le mense. E altrettanto facciamo con i cuochi, i migliori li assumiamo a fior di milioni di stateri. Più o meno come accade oggi con i cacciatori. Siamo così sensibili che ci sentiamo le ossa rotte solo alla vista dei contadini che lavorano. Abbiamo perfino allontanato i galli dall'abitato per non essere svegliati dal loro canto e i fabbri e qualsiasi altro artigiano perché non sopportiamo il minimo rumore. Ho capito, vi godete la vita, beati voi. Ora però dobbiamo andare. Grazie per il vostro prezioso racconto, arrivederci. Ecco un'altra tappa del nostro viaggio. Salve Nicefalo, che piacere rivederti. Ho portato degli amici con me. Io sono Nicefalo, nipote dell'imperatore Costante II. Lei è mia sorella Teodora. Siamo momentaneamente ospiti in questo tempio bizantino. Come trascorrete le vostre giornate qui? Giochiamo, preghiamo e impariamo il lavoro dei monaci. Loro studiano e scrivono sempre. Abbiamo visto un libro bello e preziosissimo, scritto in oro, tutto rosso, con immagini in miniatura che illustrano il Vangelo di Matteo e di Marco. Fra Gregorio mi ha detto che si chiama Codex Purpureus ed è un evangelario scritto su pergamena realizzato dai monaci. Sì, lo conosco, l'ho visto nel museo Arcivescovile di Rossano, è antichissimo. So che è di origine medio orientale ed è stato portato qui probabilmente da qualche monaco in fuga dall'Oriente.
È meraviglioso, che emozione pensare che per noi è un'opera antichissima conservata in un museo, invece per voi è un libro che usate normalmente. Da quando sono qui questi monaci bizantini? Prima erano tutti in Oriente, ma sono scappati per paura degli arabi e alcuni si sono stabiliti in questa zona, montagna Santa Rossanese, luogo d'incontro tra l'Oriente e l'Occidente, zona ascetica di intensa spiritualità. Con loro hanno portato tante opere d'arte e manoscritti importanti. Ecco perché qui da noi ci sono tante opere d'arte bizantine. Come siete riusciti a respingere i numerosi attacchi dei barbari? Con il nostro valore e per la posizione geografica. Per questo la sede del governatore bizantino è stata portata ad Ostano ed è ritenuta dall'imperatore di Bisanzio la città più adatta per il governo. Mentre il resto della penisola, sotto il dominio dei barbari, perdeva costumi e leggi proprie, Ostano rimane l'unica testimonianza della civiltà greca. Ecco perché Ostano è chiamata Ravenna del Sud e anche la perla bizantina della Calabria. Questo posto lo conosciamo, è la chiesa di San Marco. Ancora così, come adesso, sono un po' più rovinata, ovviamente. Che strana sensazione, non sembra che abbiamo viaggiato nel tempo. Questo posto è quieto e interessante. Quando ci torneremo, lo vedremo con occhi diversi. Ora dobbiamo andare. Grazie, amici. Ecco, questa è la nostra ultima tappa. Ciao Ruggero, ho portato degli amici che vorrebbero conoscere la tua storia. Ciao Antonio, bentornato, piacere, sono Ruggero II, di stirpe normanna, figlio di Ruggero I, gran conte, e nipote di Roberto il Guiscardo. Cosa vuol dire normanno? Significa uomo del nord, perché noi veniamo dalla Scandinavia. E ci stabilimo a nord della Francia, in una regione chiamata Normandia, e che da noi prese il nome. Che cosa significa Guiscardo? Astuto, furbo come una volpe, piacere. Sono Ruggero Borsa, figlio del grande Roberto Guiscardo. Bene. Come mai siete qui? Il zio Guglielmo, detto Braccio di Ferro, è stato chiamato in Italia dal principe di Salerno per combattere contro i bizantini. È partito insieme ai suoi fratelli, Dragone e Unfredo, precisamente dalla contea di Hauteville. Ah, ecco perché vi chiamate di Altavilla. Successivamente scesero in Italia anche gli altri due fratelli, i nostri padri, Ruggero I e Roberto il Guiscardo. Vieni avanti, via nobile Costanza. Chi sono questi ospiti? Siamo i viaggiatori del tempo, veniamo da Corigliano e siamo qui per scoprire la nostra storia e le nostre origini. Tu chi sei? Sono Costanza, nipote di Roberto il Guiscardo. Se mai avrò una figlia, un giorno la chiamerò come te, mia adorata Costanza. Siete stati voi che avete fatto costruire il nostro castello? Sì, è stato proprio mio padre. L'ha fatto costruire come roccaforte contro gli attacchi della vicina Ostano bizantina. Infatti, è abitudine normanna far costruire fortifici vicino ai territori sofferenti al giogo normanno. Noi siamo qui di passaggio, ma questo castello verrà affidato a Framundo, un soldato fedele di mio zio che sta arrivando dalla Normandia, la nostra patria. Allora Framundo è stato il primo castellano di Corigliano? Sì, proprio così. Lo sai, Ruggero, che diventerai un grande imperatore? Non vi erano dubbi, io ho grandi doti militari e sono un amante della cultura e dell'arte. Come avete fatto a diventare una dinastia così importante se siete arrivati qui come mercenari? Ruggero, il gran conte, è diventato il più potente di tutti i capi normanni in Italia. E insieme a mio padre Roberto hanno giurato fedeltà al Papa Niccolò II, riconoscendo la supremazia della Chiesa. E in cambio noi normanni siamo stati riconosciuti come una potenza legittima, mentre prima eravamo considerati soltanto dei briganti. Siete stati un grande popolo. Sì, perché mio zio Ruggero ha sempre rispettato gli usi e i costumi dei popoli che ha sottomesso, come i bizantini e gli arabi, ed inoltre ha introdotto il sistema feudale nell'Italia meridionale. Bene, ci avete raccontato tante cose. Grazie amici, grazie di tutto.
Avevi ragione, Antonio. La Calabria ha grandi tesori, è una storia importantissima. È stato un viaggio emozionante. Dobbiamo amare il nostro paese, valorizzarlo. Ok, allora è da qui che costruiremo il nostro futuro.